Questo programma è offerto da Con un pizzico di ruta per diventare tutti chef in cucina. Chef per passione, naturalmente. Voi lo siete assolutamente meglio di me. Io sto imparando tanti anni di cucina e oggi vi propongo baffo col pomodoro. L'ingrediente segreto, segretissimo, lo vado a prendere dal mio verduraio di fiducia. Due pomodori. Semplicissimi. E allora eccoci qui con la nostra ricetta. Yeah! Baffo col pomodoro. Vum, 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 si parte. Con Iren c'è sempre un'idea smart per la casa. E non solo. Per esempio, con le e-bike di Iren Go metti in moto anche l'ecologia. Scopri di più su irelucegas.it. Io sono Roberto e sono un mix di tante cose. 20% viaggio, 20% rispetto, 30% mare, 10% errori, mollare 0%, 20% gioia, 100% mix, e mi piace così. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo, unici, come la bontà e il benessere BB Mix Ventura. Ventura, solo la frutta più buona. Nessun uomo è un'isola e neanche un supermercato lo è. Per questo sono qui, per capire. È per milioni di famiglie come questa che abbiamo creato Bassi e Fissi. Rende tutti quei prodotti... Biscotti! Latte, pasta... ...che in un carrello della spesa devono esserci... Caffè... ...ancora più convenienti. La lista delle cose necessarie è lunga. Ma da noi tutto ciò che conta è a prezzi bassi e fissi tutti i giorni. La prendo in parola. Resta a cena da noi? Certo. Conad. Persone oltre le cose. Compagnia del pesto genovese. Da un'idea della famiglia Milfa. La ricetta di oggi. Con un pizzico di ruta andremo a fare il baffo col pomodoro. Ma andiamo a prendere la padella, così vi resterà tutto più chiaro e lampante. Ma che cos'è il baffo? A Orvieto il baffo è il guanciale. Avete capito bene? Il guanciale. Una ricetta leggerissima. Però al guanciale noi abbiniamo i pomodori e quindi sarà leggera, nutriente, un secondo gustosissimo. Ma io ho fatto una promessa. Ultimamente avete notato che io cucino sempre un po' in abbondanza. E secondo me tutto questo guanciale che abbiamo preparato oggi, che sono circa 500 grammi di guanciale, poi ci sarà l'olio extravergine di oliva, ci vogliono 2-3 pomodori, quello che volete, del pepe nero se volete o del peperoncino piccante, ma noi abbiamo dei peperoncini straordinari oggi qui che sono omaggio della nostra Lella che ci segue. Grazie per questi bellissimi peperoncini che ci hai mandato dalla Calabria. E naturalmente servirà anche un po' di salvia. Ho deciso di fare un regalo a Mario, segreto. Vai, mettiamo su e intanto questo è per Mario. Anzi, Mario, ti devo mettere il sale, mettiamo un po' di sale grosso. La ricetta è un secondo piatto, eh? Questa è una piccola variante solo per Mario. Allora, da dove arriva il baffo? Beh, da Orvieto abbiamo detto che il baffo è il guanciale e in questa città marchigiana veramente il guanciale è molto amato. Che cos'è il guanciale? Ma è la parte ovviamente della guancia e c'è muscolo e ovviamente anche del grasso del maiale e sappiamo che il suo contenuto è fantastico perché contiene proteine, minerali e addirittura anche vitamine. Possiamo utilizzare la pancetta.
Assolutamente. La pancetta, che cos'è del maiale? Lo dice lo stesso. Se il guanciale è la guancia, la pancetta sarà la pancia. Facile, assolutamente. O addirittura la ventresca di maiale, che non è un pesce perché è di maiale, ed è una specie, una sorta di pancetta arrotolata. Anche lei molto famosa in Umbria, è assolutamente buona. Mi manca un ingrediente, tra i tutti, non ho citato le foglie di salvia, quindi ho due, ma non c'è problema perché qui a Chef per passione nella mia cucina, guardate che bella salvia, quindi andrò a prendere due belle foglioline, una qui e una qua, voilà, e anche una di qua, mi piace, perché abbiamo una pianta con tre bei rami e allora abbiamo preso una fogliolina da ogni ramo, mentre intanto qui sta andando questa qua, voilà, perfetto, e sta per bollire. Che cosa dobbiamo fare? È molto semplice. Io ho preso prima i pomodori e avete visto, li ho già fatti a pezzettini, una cosa banalissima. Io ho lasciato i semi, perché? Ma perché normalmente noi a casa li lasciamo. Cioè, certo, gli chef a volte li tolgono, forse fa più bello. Però noi donne di casa, che siamo sempre un po' di corsa, i semini li lasciamo. E poi la pancetta, poco prima di iniziare ad entrare in cucina, di là me la sono già portata a casa, tagliata a striscioline, ma soprattutto perché poi togliere l'unto dalle mani è un pochino più impegnativo. E allora adesso andrò a prendere una bella mia padella, su cui andremo semplicemente a soffriggere il nostro maiale. Questo lo sposto, lo metto qui, accendo anche questo gas e vediamo un po', lo porto su, perfetto, voilà. Cominciamo ad avere dimestichezza. Abbiamo detto che utilizziamo questi bei peperoncini, ma non lo voglio fare troppo piccante, però lo voglio fare saporito e allora prenderò solo la punta, le puntine davanti. Ok? Uno, due, mi fermo. Quando si vedono i semi mi fermo, perché quella parte lì normalmente è un pochino più piccante. Oggi la piastra canta, si sente? La sentite? Voilà, andiamo, cucchiaio di legno sempre meglio, in questo caso forchettone di legno, e buttiamo questi pezzettini di bellissimo guanciale. Sentite, sentite, niente cipolla, oggi no, niente cipolla, niente aglio, dobbiamo farlo così rosolare proprio poco, ok, e quando, solo quando sarà cotto, aggiungeremo i pomodori. Però direi che queste bellissime foglie, le due le avevo già lavate, queste le vado a lavare adesso. Le asciugo un attimo perché sennò poi schizzerebbero troppo. Mettiamole sul panno, voilà. È sempre tutto molto chiaro? Oh, ditemelo se non capite qualche cosa. Io aspetto le vostre lettere, naturalmente il portale del gusto, chefperpassione.it, ma anche potete scrivere direttamente a me, rutamariateresa@gmail.com. Già molte amiche mi hanno scritto. Queste le sto facendo a striscioline. Voilà. E cominciamo a buttarle. Perché la salvia fritta è buonissima e fa anche bene ed è un antipasto molto gradevole. Striscioline meglio se sono lunghe, sono più facili da prendere o da togliere se a qualcuno non piacciono. E per l'aer sacro usci fuori un profumo tra la nebbia, e qui il Monti ci sarebbe andato a nozze, ma vedete che di qua bolle? Abbassiamo, allora portiamo a 4 questo, perché io la voglio che si formi quella crosticina un po' speciale, voilà, e per la sorpresa di Mario vado a scegliere, venite con me, datemi un consiglio.
Ok, spaghetti alla chitarra no, linguine no, rigatoni, sì, rigatoni o paccheri? Rigatoni o paccheri? Paccheri, sì, ho deciso, paccheri. Vorrei avere anche una forbice qui per tagliare meglio. Intanto guardate come si sta dorando la nostra pancetta, che è veramente bella, eh? E anche le foglioline di salvia sono rimaste verdi. Tolgo un attimo la pancetta dal fuoco, perché vorrei che si raffreddasse prima di buttare il pomodoro, così non mi schizza nulla. E adesso andiamo a versare un po' di paccheri. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 paccheri. Voilà! Mario! Sì! Per te! Intanto ti do la linea. Con Iren Luce Gas e Servizi c'è sempre un'idea smart per la casa. Per esempio, con Iren Live Control anche la tua casa è più intelligente e sicura. Scopri di più su irenlucegas.it. Io sono Martina. Io sono un mix di tante cose. 10% coraggio, 30% libertà, mollare 0%, 10% dubbio, 20% avventura, 30% energia, 100% mix. E mi piace così. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo. Unici. Come la bontà e il benessere BB Mix Ventura. Ventura. Solo la frutta più buona. Nessun uomo è un'isola e neanche un supermercato lo è. Per questo sono qui. Per capire. E per milioni di famiglie come questa che abbiamo creato Bassi e Fissi. Rende tutti quei prodotti, biscotti, latte, pasta, che in un carrello della spesa devono esserci, caffè, ancora più convenienti. La lista delle cose necessarie è lunga. Ma da noi tutto ciò che conta è a prezzi bassi e fissi tutti i giorni. La prendo in parola. Resta a cena da noi? Certo. Conad. Persone oltre le cose. Compagnia del Pesto Genovese, da un'idea della famiglia Milfa. Sì, sì, 12 bastano, perfetto. E allora, questi li posiziono qua, poi dopo andrò a chiuderli, ma adesso mi interessa riposizionare questa, rifar partire la nostra piastra, ok, a induzione, e unire adesso i nostri pomodori sminuzzati, passati, come volete. Se sono freschi è meglio, perché la polpa di pomodoro è tutto un altro gusto, ecco. La polpa di pomodoro io la adoro, ma soprattutto quando facciamo un primo piatto. In questo caso è un secondo piatto, direi altamente nutriente, ed è stato un piatto naturalmente molto amato anticamente. Ci mettiamo qua, facciamo anche un po' di ordine. Questo non ci serve più. Qui vi ricordo c'erano dei fantastici peperoncini o il pepe. Un goccino, un filo di olio, lo andremo a mettere a crudo. E adesso facciamo tirare, come si dice, un po' il nostro pomodoro, ok? Perfetto. Adesso la scelta importante è naturalmente quella del piatto da utilizzare. Come vi dicevo, questa ricetta in effetti sì, si può fare con la pancetta, si può fare con la ventresca di maiale, ma non fate mai questo piatto con uno di questi prodotti affumicato. La pancetta affumicata è fantastica, soprattutto se facciamo una carbonara. E uno di questi giorni, per i nostri amici, cioè un mio amico, anzi sono due, sono Claudio e Fabrizio Le Coliche, che sono tutte e due, sono dei comici straordinari, sono tutte e due vegetariani, ma tutta la famiglia, anzi loro sono vegani, vi insegnerò una carbonara vegana, quindi senza la pancetta affumicata. E quale sarà l'ingrediente? Dovete seguirmi e scoprirlo naturalmente insieme a me. Sì, abbiamo dei minuti, quindi qua abbiamo i paccheri che stanno saltando. Ok, adesso posso anche mettere
la stessa forchetta, non è importante. L'importante è andare a vedere quando la nostra pancetta, chiamiamola così, che è il guanciale, sarà diventata completamente trasparente, perché allora sarà molto buona. Baffo, dicevamo, baffo da dove viene? Il nome baffo da Orvieto, chissà perché per loro il baffo, in effetti i baffi sono qui, quelli dei gatti, quando mi dicono i baffi, i moustache, no? I baffoni che si usavano, adesso si usa più la barba, devo dire come moda, ma nei secoli passati mio nonno per esempio portava i baffi, i baffi sono sempre stati così, un vezzo, ma anche molto eleganti, e anche i maiali hanno i baffi, e dove? Ce l'hanno qua, sulle guance, per quello il guanciale a Orvieto lo chiamano baffo. Oh, eccoci qua, abbiamo già detto delle qualità veramente straordinarie, perché il guanciale contiene proteine, ma anche minerali e vitamine, assolutamente. E non è paragonabile, hanno studiato, a nessun'altra carne per l'apporto che ha appunto di questi valori nutrizionali. Certo, è un po' calorico, ma magari ci abbiniamo poi una bella insalata e quel giorno mangiamo la frutta magari a distante. Qualcuno mi chiede come faccio a restare così magra, no? Ma insomma, in linea, insomma, cerco di conservarmi. Ecco, io faccio una specie di dissociata, o mangio la carne, o mangio le verdure, o mangio, non mangio mai carne e pasta, perché il tutto insieme a me, personalmente, non va bene. Ecco, mi porta a mettere qualche chilo di troppo. Ok, questi ci sono quasi. Ho messo poca acqua proprio, anche proprio per fare... per la telecamera, per farli vedere meglio, se no restavano affogati. Voilà, qui ci siamo. Allora, questa lo posso assolutamente abbassare. E questo praticamente è un piatto pronto. Come andremo ad impiattare? Voilà. Vediamo se mi viene in mente qualche bel piatto particolare da utilizzare. Ok. Ah, sì. Questo... per il mio amico Mario. E invece questa qui, vediamo, abbiamo un bel piatto verde, vediamo, sì, vediamo questo, sì, mi piace, monocolore, però anche quello verde, se lo trovassi. Aspettate, tranquilli. Oh. No, verde non c'è più oggi. Si vede che... ah no! Pensavo fosse venuto un topolino nella cucina della Ruta. Non so se capita anche a voi, ma io perdo tutto. Anche perché, come dice mia mamma, non è che prendo questo che era qui e lo rimetto qui. No, io prendo questo che era lì e lo rimetto là. Poi la prossima volta lo metto là, poi l'altra ancora lo metto là. Così non lo trovo mai. Va bene, scusatemi, l'ho trovato. Ok, e facciamo il primo impiatto. Voilà. Il profumo è molto invitante. Come avete visto, non ho aggiunto sale. Metterò il peperoncino però solo di lato, di modo che per chi volesse lo può andare ad unire. Altra cosa, questo è un piatto che è completo, perché ovviamente c'è il pomodoro, c'è il guanciale di maiale, ma volendo si può aggiungere qui di lato un piccolo pinzimonio, insomma qualche cosa che consenta a chi lo sceglie di avere proprio un apporto completo. Eccolo qua. Questo è il mio piatto del baffo col pomodoro all'uso di Orvieto, e quindi viva l'Umbria! Eh sì Mario, non ti preoccupare, non mi sono dimenticata di te, voilà, ok? E allora per il nostro Mario, dato che come io vi dicevo, adesso ci arrivo perché poi quando tu... era sotto i piatti, sotto tutti i piatti era, va bene. Oh, qualcuno ha detto se non ci fosse la Ruta bisognerebbe inventarla, va bene, e questa è un'esagerazione, però è tanto divertente. Ecco, vedi,
Vedi Mario perché ho fatto questa variante? Perché di guanciale sapevo che me ne sarebbe avanzato. E allora voilà. Va bene. Ne metto anche due per Lucas, eh? Sempre in regia. Fantastico. I miei angeli custodi in questo programma straordinario Chef per Passione. La 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 la. La 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 la. Il portale del gusto chefperpassione.it, dove potrete ritrovare le ricette, naturalmente, gli ingredienti, le dosi, tutta la spiegazione. Potrete anche rivedere le nostre puntate. Ok? Voilà. Eccoci qui. L'ultimo. Non si butta. Come si dice? Come si dice? Scusate. Del maiale non si butta via niente. Ok, ci siamo. Un filo d'olio a crudo solo qui sulla pasta. Ok, e poi cosa abbiamo qua? Abbiamo un'ampia scelta. E allora andremo a prendere i pistacchi sgusciati, che fanno subito un matrimonio tra l'Umbria e la Sicilia, e ci stanno benissimo, anche perché alleggeriscono il gusto del nostro guanciale e danno un apporto calorico e nutrizionale perfetto. Come diceva una persona straordinaria che un giorno nello studio 8 di Roma salutò il suo pubblico con l'ultima puntata della corrida, salì su e mi diede le chiavi del suo camerino e mi regalò un cornetto d'oro. Il pranzo è servito. Ciao Corrado, grazie di tutto e grazie a voi. Chefperpassione.it, con un pizzico di ruta, il gioco è fatto. Questo programma è stato offerto da... Con Iren c'è sempre un'idea smart per la casa. E non solo. Per esempio, con le e-bike di Iren Go metti in moto anche l'ecologia. Scopri di più su irenlucegas.it. Io sono Roberto e sono un mix di tante cose. 20% viaggio, 20% rispetto, 30% mare, 10% errori, mollare 0%, 20% gioia, 100% mix, e mi piace così. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo, unici, come la bontà e il benessere BB Mix Ventura. Ventura, solo la frutta più buona. Nessun uomo è un'isola e neanche un supermercato lo è. Per questo sono qui, per capire. E per milioni di famiglie come questa, che abbiamo creato Bassi e Fissi. Rende tutti quei prodotti... Biscotti! Latte, pasta... Che in un carrello della spesa devono esserci... Caffè! Ancora più convenienti. La lista delle cose necessarie è lunga. Ma da noi tutto ciò che conta è a prezzi bassi e fissi tutti i giorni. La prendo in parola. Resta a cena da noi? Certo. Conad. Persone oltre le cose. Compagnia del Pesto Genovese. Da un'idea della famiglia Milfa.